Sport e ambiente sono valori sociali. Oggi a Siena, WISP ed Ecopneus hanno inaugurato il campo sportivo all'interno del carcere Santo Spirito. Campo di calcetto che sorge sulle ceneri di un cortile passeggio, cioè un cortile dove i detenuti impiegano le loro ore d'aria. Il tutto è avvenuto attraverso una trasformazione radicale dei luoghi. Questa occasione mi ha dato la possibilità di conoscere delle persone che non conoscevo, persone speciali come Simone Cacciani, ma anche il presidente Ridolfi, che si sono veramente messi a disposizione della casa circondariale con passione, con entusiasmo, con dedizione. Nel giro di poco tempo è stato realizzato questo intervento. Lo sport ha anche il potere di far crescere la speranza lì dove c'era la disperazione. Io credo che da oggi nella casa circondariale, grazie anche a questo campo di calcetto che è stato realizzato, c'è più speranza e meno disperazione. Questa è una convenzione nazionale importantissima tra WISP e Ecopneus, perché abbiamo recuperato tantissimi impianti, siamo insieme, abbiamo fatto questo percorso di portare questo nuovo materiale riciclato sull'impiantistica sportiva. Il nostra prima esperienza è stata al Palamedolla nei mesi dopo il terremoto, quindi siamo partiti da lì come Ecopneus, quindi siamo partiti da lì e oggi siamo dentro un carcere, quindi il percorso con Ecopneus è un percorso molto sensibile. In sinergia fra istituzioni, WISP locale, WISP nazionale e Ecopneus, credo abbia in questo momento risolto un problema, perché francamente per me quel campetto che era vissuto anche come uno spazio area del presenziale, per me era francamente un problema serio. Da un pneumatico arrivato a fine vita, quindi non più utilizzabile come tale su un veicolo, si possono ricavare moltissimi, tre grandi famiglie di materiali, perché smontandolo, frantumandolo e separandolo si ottiene del polimero, cioè della gomma, dell'acciaio e del tessile. Quando ci fu contatto con Simone, nell'ambito dei normali contatti che stiamo avendo su tantissime cose, l'idea di, come dire, collegare anche geograficamente una fonte di materia prima e seconda con un impiego oltretutto di particolare valenza sociale ci è sembrata una cosa estremamente bella, perché parte della gomma che c'è in quel campo proviene dalla parte buona di quello che c'è a Rapolano. Alcuni pneumatici di Rapolano erano rovinati, conciati dalle intemperie, e questi sono venuti a recupero energetico, perché il potere calorifico del pneumatico è pari a quello del carbone, e quindi in alcuni impianti autorizzati si può sostituire uno a uno una tonnellata di carbone con una tonnellata di pneumatico a fine vita. Ma la parte buona, quella non ammalorata dalle intemperie, è diventata granulo per realizzare anche questa applicazione. Oltre a fare complimenti alla direzione della casa circondariale, alla società Ecopneus e alla disponibilità di WISP di essere un soggetto realizzatore, mi viene in mente una metafora, no? Come nel caso del lo vedremo, abbiamo rifiutato di buttare del materiale per recuperarlo, perché alla fine questo era un bene per tutti, ma un bene soprattutto per la società. In fondo la stessa cosa avviene con i detenuti. Cioè noi dobbiamo rifiutare l'idea che queste persone che hanno sbagliato, sono state punite per questo, possano essere gettate da una parte e non vengono recuperate. E quindi la speranza è che attraverso questo campo, l'attività sportiva e tutto quello che viene fatto intorno alla mera detenzione, consente a queste persone, poi una volta scontata la propria pena, di tornare fra noi e di non essere più una risorsa per tutti. Vai, grandissimi, forza, partita ora.